una piaga sociale atavica che Napoli si porta dietro da tantissimo tempo. Ancora una volta stamattina i cittadini napoletani non occupati stanno qui a dover manifestare, hanno occupato, come vedete, Palazzo Reale, alcune delle sale, minacciando anche di lanciarsi dal balcone. Questa è la situazione attuale, probabilmente meno rosea di quella che qualcuno vuole farci credere. Prefettura di Napoli, questa mattina il movimento di lotta dei disoccupati 7 novembre ha pensato di occupare una parte di Palazzo Reale. Mario è uno degli iscritti, degli aderenti a questa formazione. Mario, che sta succedendo sostanzialmente? Perché stamattina siete qua e perché state dimostrando? Niente, il problema è questo, che noi, questa è una vertenza di cui noi facciamo parte e stiamo cercando di portare avanti una certa lotta in un certo modo in questa città, che assolutamente tutte le problematiche partono da una cosa solo, secondo me, è il lavoro, insomma, il lavoro in cui appunto si riflettono tutte le problematiche di questa città e in cui poi dopo si vanno a verificare tante problematiche esistenti inerenti a questa problematica. Oggi stamattina, insomma, delle persone, perché purtroppo, insomma, comunque si deve capire che questa vertenza che stiamo cercando di portare avanti da 4 anni, non da un giorno. Qual è la vertenza? La vertenza inerente a questa cosa del 7 novembre, di questa struttura, di questa movimento di disoccupati napoletani che si chiama 7 novembre, che ci sta cercando assolutamente di trovare un piccolo spazio in questa città per cercare di lavorare e cercare di portare avanti quelle che sono le problematiche di ognuno di noi, insomma, che chi dà... Quindi fondamentalmente il problema è la richiesta di lavoro, sì, giusto? Il problema è solo questo, insomma, perché in questa città finché non si riesce a capire che le problematiche devono partire attraverso una cosa, che è il lavoro, ma cioè di che cosa stiamo parlando, insomma? Siamo in compagnia, ecco, una voce anche femminile, perché il lavoro non è un appannaggio degli uomini, come sapete, ma anche delle donne e soprattutto delle mamme. Parte delle donne. E quindi stamattina con Valeria. Valeria, è una vertenza che va avanti da 4 anni. Sì. Qual è l'aspettativa? L'aspettativa di ottenere un lavoro, qualcosa, perché vogliamo campare anche noi. Ce l'abbiamo dei figli, oggigiorno non è possibile nemmeno a fare un Natale come si deve, come per bambini, regali. Vogliamo campare, vogliamo ottenere qualcosa, un futuro lavoro, sicuro, sì, tranquillo. Sì, sì, proprio per i nostri figli, anche non per noi stessi, per i figli, perché il futuro sono loro e noi dobbiamo creare più meglio possibile e non li dobbiamo far mancare nulla, soprattutto per la scuola, la mensa che viene pagata. Sono molti soldi che un sacco di genitori non possono portarli, nemmeno bambini a scuola, che hanno bisogno di studi. Mia figlia non sta andando a scuola, è quasi un mese, perché devo pagare tanto la mensa e devo fare anche l'iscrizione online tramite CAF che si paga. Purtroppo non ce l'abbiamo questa possibilità e la bambina fino adesso sta ancora a casa. Io giorni prossimi devo risolvere questo problema, ovviamente la risolvo però con tutte le mie forze, perché il lavoro, come si vede a Napoli, non c'è. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.